ecco l'inseguimento del suo compagno di squadra, anche lui entrambi della Cardanese. Adesso vediamo un rappresentante della Polisportiva Nuovi Orizzonti. Allora, i quattro ragazzi che hanno partecipato, bravo, bravissimo anche tu. Allora, tutti e quattro i ragazzi che hanno partecipato alla categoria G0 per... E la medaglietta per ricordo della vostra performance odierna. Grazie ancora, grazie e un applauso di incoraggiamento. Nella gara abbiamo un ragazzo solo al comando ed è dei velocipedi numero 116, Edoardo Bonomi dei velocipedi con la maglia nero arancio. Al secondo posto un rappresentante dello Solano. Allora, al secondo posto arrivati del pedale Solano Samuele Spadone e al terzo un altro del pedale Solano Andrea Farino. Quarto posto per il numero 111 che era Riccardo Marcolli. E quinto per Alessandro Cheola. Riccardo Marcolli, Porta Colombia, Gruppo Sportivo San Macario e Alessandro Cheola del Vigilare Puglia. Ed ecco che stiamo concludendo. Lo sprint se lo giudica questa volta Luigi Dugo davanti a Samuel Felice e poi conclude. Categoria precedente, voi partite d'acqua, quindi questa è... Qui ci sarà la partenza, non vi fermate più. Due giri, dovete fare due giri. Concorrente che è al comando, ma ci sono altri due che stanno rinvenendo velocemente. Dai. Questa è una maglia del pedale Solano ed è il numero 95 Sergio Globo davanti al numero 98 dai. Vittorio La Fata. Dai Riccardo.
abbiamo tre concorrenti che si stanno disputando la vittoria. In testa c'è il portacolori della Polisportiva Norizzotti, dietro quello della Cream e poi il rappresentante del pedale Ossolano. Quindi vince Lucas Maffei della... Polisportivo Nuovo Orizzonti, Lorenzo Alleva e Luca Tartaglia, per la Castello Estese, Nicola Cerane e Francesco Ceron, per il gruppo sportivo. Let's go.
Grazie.